Gamcheon, la Machu Picchu di Corea. E noi con questo sfondo oggi facciamo una cosa. Ogni volta che viaggio... Senti l'odore. Ogni volta che viaggio... Senti l'odore. Ogni volta che viaggiamo, qua ci stanno certe taniche, dei kimchi, coperte messe fuori a prendere un attimo di fresco, che è buono, solo che è una mazzata. Comunque, perdona il mio disturbo dell'attenzione, ti stavo dicendo, ogni volta che viaggiamo incontriamo due cose sicure, come la morte, come le tasse, McDonald's e Burger King. Solo che ogni volta i viaggi nostri durano poco e quindi non ci andiamo da McDonald's, non andiamo da Burger King, proviamo altre cose. Ma visto che in Corea ci stiamo quasi 2 settimane, abbiamo tutto il tempo per devastarci lo stomaco. Andiamo a provare il McDonald's in Corea, mettiamolo a confronto col Burger King in Corea. Lorenzo, mi stava per investire una macchina. Ma sai che l'ho visto? Ho proprio visto. Andiamo a provare il sistema sanitario in Corea. Chissà se c'hanno taffo in Corea. E... grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Cominciamo da McDonald's. Non sei l'unica che stava per essere investita. E eccoci qua. Siamo in spiaggia, siamo proprio qui. All'Onde Beach. Onde. Pende. Mannaggia, non so la pronuncia. Però proprio questo scorcio è qua vicino e qui c'è McDonald's. La prima tappa. Vorrei cominciare con i panini, ma oh, è troppo bello vedere che la passione per l'arancia, per il mandarino, soprattutto quello dell'isola di Jeju, che lo prendiamo. 2200 won sono tipo 1,50 euro. Poi panini, ammazza quanti so. Sicuro prendiamo quello ai gamberi, perché sì. Poi direi di prendere il bulgogi con l'uovo e il McChicken mozzarella. Sì, la mozzarella fritta, voglia. Ho appena scoperto che c'è sta pure la categoria special, però non ti dico che prendo, ma sembrano stupendi. Namo. Oh, ho tolto un mozzarella che prende uno special. Intanto queste sono le sorpresine. Le sorpresine di Just Dance. Cioè, giustamente stiamo in Corea, la patria del K-pop, è proprio la cosa adatta. Guarda che bello il tirannosauro. Il tirannosauro Elvis. Ferma tutto, best sorpresina. Carina carina. Puoi scegliere pure i libri per i bambini. E noi in Italia abbiamo McDonald's che fa tipo le avventure del papero gnagnaro. Qua invece hanno la linea Little People Big Dreams con Marie Curie in copertina. Einstein accanto, chissà che ti insegnano in quei libri. A 5 anni, piccoli geni. Io saluto Ian, il cugino di un'amica mia. C'ha tipo 5 anni, non l'amica mia, il cugino. E ha già fatto un masterclass di cinema col regista di Parasite. A 5 anni. Ecco l'ordine nostro. Già mi piace che si vede da qua quello con i gamberi. C'ha un cartoncino per tenerlo rialzato, che evidentemente se no si sbrotola su se stesso. Andiamo a assaggiare. Non ho preso Marie Curie, ma non credo che sarà un problema. Allora, eccoci qua. Partiamo da sto presupposto. 2 acque, i polletti, succo di frutta, 3 panini e salsa 16,81 euro. Trasferiamoci in Corea adesso. Prendere casa qua davanti. Là, dove sta quella a cammina? Lì. La salsa ho preso quella che i miei amici francesi chiamano cajun e quella che i miei amici inglesi chiamano cajin. Chi ha ragione? Non lo so, però è molto buona. Cajin, cajin, ma prendi il ketchup. Questo è il succo granatina di ghiaccio delle arance del Jeju, che ci uscirà un video, ci uscirà un documentario su Jeju. Quindi link qua sotto dove metto. Assaggiamo. Si sente il ghiaccio proprio. Le arance di Jeju hanno questa particolarità che sono dolcissime, quindi ti arriva proprio una botta di zucchero che però ti potresti anche immaginare sano. Mamma mia che bello, veramente assaggia la fiamma. 2200 vuol dire che più o meno costa 1,10 euro. È piacevole, è molto piacevole. Senti, se ne paghiamo due di case, una per me e una per te, te metti qua. Ti piace quel palazzo? Se vuoi mi dai quella là. Mio... Trump Tower. Qua vicino c'è la Trump Tower, è vero. È molto carina Busan come città. È grattacieli unite a case più popolari. Andiamo avanti e direi di andare avanti con l'antipasto. Ho preso i polletti perché in Corea c'è la tradizione del pollo fritto, il chicken. Posso finirtelo? Va bene. Apprezzo che tu abbia chiesto. Mi dispiace perché era molto buona, però. La storia del chicken te l'ho raccontata. Quando l'ho raccontata la storia del chicken? Ah, sul video dei fast food coreani che deve uscire. Quindi in quel video te la scopri. Però l'ho presa quindi per rispettare la tradizione. 2 pezzi freschi freschi qua. E mentre Fiamma te li fa vedere, io le so riuscire a rubare là. È buonissima. Questi qua vengono 2007, quindi siamo sempre nell'ordine dell'1,50 euro. L'odore è veramente buono, eh. Non è alla nuggets, lo senti più vibrante. Sono note diverse che creano una bella sinfonia insieme. Vediamo pure l'aspetto un po'.
Già vedere gli sfilacci di pollo invece di una pappetta composta è piacevole. Però immagino che come McDonald's in ogni paese si debba adeguare alla cultura del paese, qua ha dovuto puntare sul pollo buono. Vabbè, si sente che scrocchia, perché scrocchia. È piccantina la panatura. Il pollo è molto caruccio, un po' secchetto, non ai livelli degli altri fast food che abbiamo trovato. Ce n'è uno in particolare, si chiama Nenè Chicken. Ma quanto è buono! Ma pure quello di Mom's Touch, che è un altro fast food di qua. Il retrogusto ti rimane bello piccante, il sapore del pollo piacevole, niente di particolarissimo. Uno snack allegro. Come voto è la sufficienza, però proviamolo pure con la salsetta Cajun. Guarda che bel effetto twerking, guarda. Salsa e vediamo mo. È la salsa però qua che sta facendo il suo, eh. È la salsa che sta accompagnando sto pollo mano nella mano sulle scale dell'Ariston, eh. Buona. L'effetto è un po' come quando un tuo amico ti dà un pizzico, che senti il dolore del pizzico ma ti piace. Tendenzialmente ridi. È più o meno la stessa cosa. Senti che la salsa ti si sta attaccando con degli uncini alla gola. Però è piacevole. Rifacciamolo, rivediamoci. Questa salsa è il bondage. Andiamo avanti, questo lo riprendiamo comunque, eh. È il bicchiere di plastica, che devono essere lavabili qua. Ti stavo a dire, andiamo avanti con i gamberi, che tu ci credi o no, questo panino viene meno di 3 euro. Quanto è bello il potere economico, guarda. Ma è proprio... Ma quindi è questo che provano i miliardari? Eccolo qua. Togliamo il cartoncino. Ecco qua il paninozzo. Sopra ci sta qualcosa. Credo che ci siano cipolle fritte, ma dovremmo assaggiare. Però caruccio, soprattutto bello pieno. Cipolle fritte a stecca dentro il panino. Carino. Carino. Il profumo è sull'agrodolce, vediamo. Il gambero è a patti, non so, gamberoni fritti. Quindi è impasto di gambero fritto. Però si sente poco, è un po' sciacquato. È un gambero sciacquerello. La salsa è veramente buona. Le cipolle non sono gustose, belle grasse come le nostre. Non sono cicciotte, sono fini. Il sapore generale è molto delicato. Non lo riprenderei. Dentro però c'è davvero un bel aspetto. Guarda anche il livello di frittura. Ecco, a frittura è fatto veramente bene. I fritti per adesso non stiamo sentendo olio, sono molto leggeri. Bello. Ti danno quella botta di croccante senza appesantite. Mo, per 1,80€ bulgogi. Bulgogi che significa letteralmente carne di fuoco. E la storia te l'ho raccontata, mi sa, nel video sul cibo tradizionale coreano. Che devo ancora uscire. Mi piace far uscire i video sballati. Mi dà un senso così. Sono birbante, so più Joker del Joker. Ho preso la versione con l'uovo. Il profumo è apparente quello del bulgogi, quindi piccante, fermentato. C'è profumo di kimchi, sa di verdura messa a macerare, dentro giare, lasciare sotto terra per 80 giorni. Bello, delicatissimo. Assaggiamo. Ha fatto un suono sbagliato. Ma lo senti lo sciabordio? È l'uovo questo. L'uovo ti fa l'autolavaggio ai denti, però la carne è carina. Il bulgogi è sempre simpatico, più che altro mi dirai, è davvero un centimetro del bulgogi. Sto problema del bulgogi scarso ce l'ha anche un altro fast food in Corea, che è Lotteria. Lotteria fa il bulgogi sottile sottile, che magari ci avranno le loro motivazioni, ma così mangi davvero poco. È compenso lì la pancetta. È vero, però là c'è stata, che però era cotta malissimo. Però quel video deve ancora uscire. Senti, sto panino è... Boh, da provare per esperimento. Ed è bello che la salsa sia così tanta che ti fa la centrifuga alle mani. Però per il resto, dimenticabile proprio. Andiamo avanti. Mo' passiamo a uno dei più costosi, quasi 4 euro. Spesone, eh? Folli, solo per te lo faccio. Me sto a rovinare. Il 1955 tripla cipolla. Anche lui con il cartoncino intorno. Vediamo un po'. Esteticamente è caruccio. Ecco, una cosa che non ti ho detto è che il pane, preferisco il nostro, però non è un panaccio. Anche l'aspetto è bello lucido, eh. Vediamo dentro. Ammazza. Tripla cipolla, nel senso tre cipolle dentro. Bellissimo. L'hamburger è sempre schiacciatello. Però il Mac in Italia non ci vado da un po', quindi non so come siamo messi a carne da noi. Assaggiamo. Assaggiamo. Il profumo è classico. È classico pure il sapore. Questo panino urla a McDonald's da tutti i pori. L'unica cosa è... La cipolla è qualcosa d'abominevole. Sento una botta di cipolla nel mio corpo. Si sta impadronendo di me, è un parassita. Sei fortunato che non c'è l'aglio. Meno male che... È vero che qua hanno la passione dell'aglio. Strano che non l'abbiamo trovato in qualche panino. Non l'ho preso, eh. Tutto tuo. Anche qua la salsa è buona.
tanto. È un peccato però, nessuno dei panini Broli mi ha convinto tanto. Invece il pollo si difendeva bene e sembra una cosa stupida, ma questa è magia. Questa è vita liquida, da bere. Boh, andiamo da burro. Le patatine fritte, te giuro non ci ho pensato. Scrivi fallo nei commenti e andiamo a prendere le patatine fritte. Però ce le mangiamo mentre camminiamo, che dobbiamo andare da Burger King. Andiamo, hai scritto fallo. Sì, lo so, sto andando, un attimo. Vedi com'è secca la carne, è proprio... niente. Però lo so, hai scritto fallo nei commenti, mi sto a fermare troppo. Andiamo a piegare le patatine. E eccoci qua. Stiamo andando da Burger King, però intanto patatine che vengono tipo 65 centesimi. Il profumo è ottimo, il sapore... ma l'olio è qualcosa... ma buonissime, aspetta! Ho il gaviscon in bocca. Ah no, scusami. Mi dispiace che il gaviscon ti faccia perdere un'esperienza del genere, perché sono davvero buone. Stiamo sempre parlando di livello fast food McDonald's, quindi patatine fritte di quel tipo. Però questa è alle 3 di notte, ma portamene 2 kg. Allora, per adesso... aspetta! E questa è qualità, eh? E questo è gran professionismo. Questa è gente che ci dà dentro, suda, lavora sodo. Ma poi guarda che bellina, oh. Bravo. I voti per adesso, stavamo dicendo, il panino che mi è piaciuto di più è quello con i gamberi. Anche se non lo riprenderei, perché più che un panino era uno snack. Molto fresco, però anche molto poco corposo. Non dà quella sensazione di oh. Buono anche il pollo, pure se in Corea ci stanno le fast food che gli danno le piste. Però oggi la sfida è McDonald's contro Burger King. Quindi teniamo a mente, teniamo a lingua quel sapore e andiamo da Burger King. E ci siamo, Burger King è quello là. Ci sta la composizione floreale di un treno. Ora, siamo a Busan, quello è un treno. Se hai pensato la stessa cosa che ho pensato io, passeremo delle serate meravigliose insieme io e te. Che filmone quello, che filmone. Direi di prendere più o meno le stesse cose che abbiamo preso da McDonald's, quindi panino col bulgogi c'è, pure con l'aglio, wow. Poi ne prendiamo uno con i gamberi, ah c'è pure gamberi e manzo, wow. La scelta è molto più ampia rispetto a quella del Mac, ma davvero tantissimo più ampia. Guarda che roba questo col pane nero, il panino con 4 burger e ci sta pure quello alla Guinness. E ci siamo. Ah no, aspetta, prima devo dire una cosa. Con NordVPN guardi serie TV in tutto il mondo. Abbiamo alzato il livello, eh. Vuoi guardare una serie TV che non è disponibile nel tuo paese o nel paese in cui stai viaggiando? NordVPN. Hai bisogno di proteggerti online? La Threat Protection di NordVPN. Però, oggi sono qui per parlarti della nuova feature di NordVPN, MeshNet. Con MeshNet su NordVPN, da adesso, puoi scambiarti foto tra i vari dispositivi con account NordVPN. Crittografia end-to-end. Senza limiti di dimensioni, senza perdita della qualità. Ti ci puoi connettere da qualsiasi IP nel mondo e lo puoi pure già usare dall'app NordVPN se ce l'hai aggiornata. Mo, con il link in descrizione l'offerta è esclusiva di 4 mesi omaggio se acquisti 2 anni di piano. E non te lo dico da Lorenzo Prattico, te lo dico da nobile guerriero. 15.000 won l'ora. Salutami NordVPN e stammi bene. Torniamo a mangiare panini, mo. Non se l'aspettava, guardalo, Lizzo. Allora, prima cosa da dire su Burger King. Devo parlare a bassa voce perché qua se girano tutti se parlo. Devo parlare così. Prima cosa da dire, c'è il triplo della scelta rispetto a McDonald's, triplo della fantasia, con anche ingredienti belli carini, però anche il triplo dell'attesa, ci hanno messo mezz'ora a portare i panini. Poi portarlo, ho portato io, anzi ho fatto anche cadere un bicchiere di cioccolata. Questo qua, che ora ho ripreso, però ho dovuto pulire l'altro, mi sono sentito una bestia. Ci vergogniamo a fare casino in Corea, perché capito? Cioè quando siamo a Roma, figurati, smarmitto sulle signore, attacco le caccole in faccia ai turisti. Però qui in Corea no, perché ti senti giudicato se fai qualcosa di scorretto. L'altra cosa da dire di Burger King è che i prezzi sono mediamente più alti. E l'ultima cosa è che lo scontrino è in coreano, non in inglese. Quindi ho tradotto e se provo a tradurlo, mi minaccia. Anche meno. Perché? Cioè, ho cliccato, mi è uscito sta scritto, ho fatto. È un film dell'orrore. L'unica cosa forse importante però appunto sono i prezzi più alti e il tempo d'attesa. Cioè se vado in un fast food io voglio fango gustoso, economico e rapido. Dammi quello, dammi fango gustoso, economico e rapido. Non c'hanno il succo d'arancia di Jeju, c'hanno la cioccolata calda fredda. Questa qua viene 1 euro. Questa di cioccolata calda fredda. Classicona. Non capisco perché metterci il ghiaccio, perché la tiene fredda, ma te l'annacqua. Quindi il sapore un po' ne risente. Qua anche il caffè lo prendono col ghiaccio, non mi piace molto, quindi direi che andiamo avanti.
E continuiamo col pollo, come prima da McDonald's. Burger King non c'ha i filetti di pollo, c'ha i gamberi fritti, anelli di cipolla fritta, però pollo solo versione pepite, nuggets. Carine. Simpatico il profumo, apriamone una. Ai 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 ai, ma questo è polpettone di pollo, questo è meno buono, però è come quello italiano. Un po' scarichi di sapore, un po' una delusione. Cioè addirittura più buoni i nostri, e c'è zucchero. In cuore lo zucchero si mette un po' dovunque, ma davvero un po' dovunque. Cioè panini, aglio e zucchero, tranquilli proprio. Colazione ci abbiamo fatto ieri. Com'è Fiamma? Fiamma fa così. A me questi contrasti piacciono molto. Così muove le mani. Si è spiegata facendo così, però le piace. E proviamo una salsa tipica qua, la Diablo. Non ci sono tante salse speciali, ne ha di più Mac. Però scopriamo com'è sta Diablo. Carina. Mi sa che prende ispirazione dalla gochujang, che è questa salsa piccante coreana, mischiata con una salsa più alla Messico e nuvole. Vediamo un po'. È una bella botta di piccante, però passa subito. È solo pom! È un fuoco d'artificio. Carina, ho preferito la cajun di McDonald's. E considerando che era più buona pure l'aranciata, per adesso sta vincendo McDonald's, anche se entrando avrei detto il contrario. Sembrava tutto così. Una cosa bella di Burger King, c'hanno spezie, aromi vari, sisonaggio. Te lo danno in bustine, se le chiedi, questo è aglio alla griglia, per amor di scienza. Barbascura sarebbe orgoglioso di me. È buonissimo, però è l'ultima cosa che senti prima di morire. C'è Fiamma che sta facendo il video così, perché ci stanno certe zaffate, ma buono, 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 buono. Questo sui nuggets, buono. Andiamo avanti con, dai, le patatine che... Prima l'abbiamo tenute per ultime, ma le patatine vengono 1 euro, i nuggets 2. E il gusto lo scopriamo mo. C'è più corposità, più materia rispetto a quelle di Mac, che invece sono filetti fritti. Però sono molto più buone quelle di Mac. Calde, oleose, erano stupende. Queste invece hanno pure troppo sale. No, poi avrei scommesso 10 euro. 20.000 won che avrebbe vinto Burger King oggi. Andiamo avanti con i panini. Tutto può ancora cambiare, tranne sto fango qua. Prima abbiamo iniziato col panino con i gamberi. Burger King c'ha 4 panini con i gamberi, uno addirittura gamberi e manzo, appunto. Questo è quello polpetta di gamberi fritta e gamberi. Un gambero. 2, dai. La salsa è una salsa tartara mischiata col mare. Buona. Il pane è quello del filetto fish. Il profumo è quello dei piedi di tuo nonno dopo una maratona. Che a me piace, però sono gusti. Tuo nonno ha un OnlyFans, avvisami. Ma questo è più buono. E questo è più buono di quello del Mac. Gli perdoni 2 gamberi, ma il gusto dei gamberi fritti, del crocchettone, oh, gli sta. La salsa è molto meglio abbinata e l'insalatina qua dice la sua. È croccante, ma senti il fresco. Una maratona di piacere di sto panino. Così si deve fare un hamburger in un fast food di gamberi. Così si deve fare un hamburger di gamberi in un fast food. Buono, guarda che belli i gamberi dentro, guarda, guarda, guarda. Ci sono anche pezzettoni dentro il crocchettone. Invece quello di Burger King era più un impasto. L'avevano tritati quei poveri gamberi, che gli avevano fatto? Ah, che bravo tuo nonno. E se sì, quello con i gamberi da McDonald's veniva poco meno di 3 euro e questo viene invece 3 euro precisi, quello col bulgogi, c'è il prezzo praticamente uguale tra tutti e due, differenza di pochi centesimi, ma già il tatto mi sembra veramente molto più grosso. Diciamo che il burger è sempre millimetrico, proprio quello che tirano alla mensa quando stai a scuola. Per il resto c'hai sti pomodoroni giganti, poca cipolla, tanta insalata ed è molto meno sbrodoloso di quello del Mac. Era meglio quello del Mac, era meno secco e la salsa era veramente molto più buona quella del Mac. Sembra accostato un po' male sto panino. Carini cetriolini, che a me piacciono, li vedi? Stanno là. Andiamo avanti, ma per adesso sta vincendo il Mac. Vediamo se l'ultimo panino ci stupisce. Terminiamo con un panino da 4,55 euro, che è lo speciale da mettere contro il panino, già non me lo ricordo più, il 1955 con le cipolle di McDonald's, che era dimenticabilissimo, infatti dovrebbe essere quello col pane nero, quindi ecco qua. È fatta stilla il burger ed è un po' più spesso degli altri. Vediamo pure dentro che c'ha. I pezzettoni di carne così sì, Mamma mia, quanto vorrei farti sentire il profumo. Agrodolcissimo con questa cremetta piccante. Guardalo.
questo è qualcosa, signori, questo è qualcosa. Questa carne piccante ha un nome specifico, l'abbiamo assaggiata sti giorni, però non me lo ricordo. Carina questa fusione di generi, questa commistione, questa robetta. È buono? Buono. Il grasso della carne come si scioglie. Buono, bello caldo, bello buono. Guarda anche il colore della carne, è molto più invitante delle altre. La salsa poi che mette anche in risalto la carne, la fa brillare. In questi giorni abbiamo provato fast food davvero davvero buoni. Altri così così, ma alcuni proprio buoni. Burger King e McDonald's non sono ai livelli qua degli altri. Però questo panino è il migliore tra quelli assaggiati oggi e batte anche molti di quelli che abbiamo assaggiato questi giorni nei fast food più così così. Davvero buono, caruccio proprio. Questo panino è quando c'hai 17 anni e incontri tua madre per strada, ma riesci a buttare la sigaretta prima che ti veda. Magico davvero, bello, non ho capito perché il pane è nero, non dà niente di più, però bello. Finimolo e andiamo a fare le nostre conclusioni qua fuori. Abbiamo finito il video di oggi, ma chi ha vinto? E siamo al Blue Line Park, guarda che bello. Tutti i vagoncini, ti metti qua, ti guardi il panorama, guarda che mare. Un posto del genere al primo appuntamento non puoi che far colpo. E c'hai ragione. Oh, guarda, è vero, in Corea se hai un primo appuntamento non può andare male. Perché dovunque li giri c'è un contesto, il caffè romantico, e la spiaggia, e il ristorante che ti fa tutte le cose buone. È un problema il piccante, ma per il resto pensa un bacio con tutto quell'aglio. Il primo appuntamento va sempre bene, che non c'è il secondo. Allora, le nostre conclusioni, dividiamole in categorie per adesso e poi diamo un voto finale. Partiamo dall'accompagnamento, vabbè, mo che McDonald's c'ha i filetti, invece Burger King i nuggets, quindi la qualità del pollo è differente, vince McDonald's. Dai, pure le patatine erano eccezionali, mo vabbè che Burger King c'aveva i gamberi fritti, un po' più di roba, però vince McDonald's. E ok che costavano di più, anche se non di tanto, e ok che il servizio è stato più lento, però i panini di Burger King erano un po' più buoni di quelli di McDonald's. In media, tranne il bulgogi che comunque era così, dai, lì vince Burger King. Per la bibita ci abbiamo McDonald's, dai, Burger King aveva veramente poche bibite tra cui scegliere, c'era il caffè col ghiaccio, la cioccolata calda e fredda, un'aranciata in bottiglietta non prodotta da loro, McDonald's. Mo, considerando che i due panini di Burger King, quello ai gamberi e quello speciale, battono 7-1 McDonald's, però a conti fatti vince il Mac. E quindi pure se sui panini McDonald's ha avuto la sua Caporetto, proprio come l'Italia nella prima guerra mondiale, se la porta a casa lo stesso. Poi dimmi la tua, però intanto grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Non so dove ci porteranno i prossimi viaggi, nel caso proveremo noi McDonald's, noi Burger King e vedremo magari chi vince in termini mondiali la sfida. Sarebbe stupendo. Scrivi fallo nei commenti se vuoi che succeda sta cosa. Per il resto è Pratt ti sfido a. Pratt ti sfido ad andare a provare il McDonald's in Bulgaria. Pratt ti sfido ad andare a provare il Burger King in Patagonia. Per il resto un abbraccio fortissimo e fallo forte, fallo sempre. Pure a Busan.